Stiamo parlando di un'inchiesta, non faccio qui riferimenti deontologici perché non amo parlare di come lavorano i miei Dare i colleghi, sono un voti, dare i giornalista. voti. Ma no, l'inchiesta c'è, basta, oramai l'inchiesta c'è, è andata in onda e discutiamo dei contenuti dell'inchiesta. Poi una volta, se inviti anche il direttore di fanpage, facciamo un ragionamento sulle inchieste, sulle telecamere nascoste, sui tempi di pubblicazione, cioè, ma adesso è inutile fare questi discorsi. Hai ragione tu anche sul piano giudiziario, la magistratura fa il suo lavoro. Le conseguenze politiche di queste inchieste sono enormi, secondo me, tutt'altro che folcloristiche, perché hanno un impatto anche sulla dimensione della discussione, come oggi, del discorso pubblico e del futuro della destra e della funzione della destra nel futuro centrodestra. Non è una cosa folcloristica, perché io ho scritto l'altro giorno sul giornale, c'era prima Minzolini, sono editorialista politico del giornale, facendo una sorta di lettera aperta alla Meloni, no? Senza la presunzione di dare consigli, ho detto attenzione. Perché se non c'è una presa di posizione molto evidente in questo momento della leader di Fratelli d'Italia, il rischio è che questo partito, che è dato privo in alcuni sondaggi, diciamo, del paese in questo come intenzione di voti, rischia di rimanere confinato nella simbologia di una fascistizzazione, quindi essere una destra non presentabile come una futura forza politica di governo. Per fare questo, e vengo al mio parere, io penso che nei grandi partiti, grandi, e questo riguarda anche la Lega, sul territorio, quello che arriva alla richiesta è che dei margini di contiguità e di confusione Questo è il probabilmente ci tema, sono. secondo me, Allora, questo è questo il è il tema. Se ci punto. so esatto, se ci sono dei margini da verificare, da chiarire, di contiguità, io parlo di contiguità perché è proprio un'immagine precisa, no? In attesa di verificare altre responsabilità. Le posizioni delle leadership dei partiti devono essere nette, perché se non sono nette, questa contiguità poi alla fine si mangia nell'immagine tutta quella la storia anche recente di questi partiti. Anche perché Quindi.